Oh, ciao a tutti ragazzi e bentornati finalmente dopo settimane, dopo aver accumulato un sacco di pacchi che mi sono arrivati da diverse aziende, posso anch'io portarvi un super unboxing all'interno della mia super cameretta, come vedete da 2 metri quadrati con i miei 3 monitor enormi dietro le mie spalle. Detto ciò ragazzi, mi sono arrivati questi pacchi da diverse aziende, tutti i prodotti che vedrete stasera saranno linkati qui sotto, sono quasi tutti prodotti di Amazon e sono tutti prodotti che io non ho pagato, mi sono stati inviati gratuitamente e quindi ragazzi innanzitutto voglio scusarmi con Cellular Line e dopo capirete perché mi è arrivato un pacco 6 mesi fa, l'ho aperto, non l'ho più unboxato ed era stato fermo lì, me ne ero proprio dimenticato. Come avevo già aperto ragazzi anche questo di pacco che mi è arrivato una decina di giorni fa, credo più o meno, doveva esserci dell'altro qui dentro, in realtà no. C'era un prodotto che comunque avevo insomma già trattato con l'azienda per farmeli mandare, sono queste 3 paia di cuffiette a cavo e arrivano dentro a questo cofanetto. Guardate qua che carino, hanno questa confezione insomma molto carina perché come vedete è in alluminio, una lattina, questo come vedete è un astuccio e andiamo ovviamente a vedere quello che troviamo al suo interno. Wow, che bel colore verde acido, qui abbiamo diversi gommini di ricambio tra cui mi sembra un paio di gommini anche in silicone, poi qui abbiamo un moschettone per attaccarle eventualmente ai jeans e poi le cuffiette. Andiamo a rimuovere da qui dentro, il colore del cavo è questo verde acido che con un cavo anti ingarbugliamento, mi sembra anche abbastanza lungo. Vi faccio vedere anche da vicino le 2 cuffiette, sembrano anche carine. E poi c'è lui che è ovviamente il microfono con i vari tastini per il cambio traccia e il play pausa e sicuramente anche il cambio volume, poi dipende dagli smartphone. Visto che qui ho il mio Note 9 che è ancora predisposto dell'attacco jack, quindi non ho bisogno di adattatori, gli do anche una ascoltata veloce così vi dico subito come vanno i bassi, come vanno i medi, insomma datemi qualche minuto che voglio provarle, sono davvero curiosissimo. Allora, la qualità dell'audio ragazzi è buona, si sentono bene, i bassi sono belli presenti e visto che ci sono voglio provare a fare una telefonatina anche al mio babbo. Ciao papà, come mi senti? Mi senti con l'eco o comunque tutto a posto? Perfetto, bene bene, ok, allora il microfono va. Ciao ciao, ciao. Ho provato a fare la solita chiamata di test velocissima con il babbo, che normalmente lui quando una cuffia non si sente bene o comunque sente dell'eco me lo dice immediatamente, quindi anche sotto il profilo della qualità in chiamata non male. Velocissimamente vi faccio vedere anche i colori degli altri 2 campioni che mi sono stati inviati, appunto dall'azienda Ludos, andiamo a vederli da vicino. Bellissimo l'arancione, guardate che belle ragazzi, davvero davvero belle, anche i gommini sono arancioni, almeno quelli che sono già montati qua sull'auricolare. Guardate qui il cavettino anti ingarbugliamento, quindi non male. Ah ok, queste sono quelle nere, quindi cambia niente, come vedete gommini neri, cuffia nera. Ma andiamo avanti con gli altri prodotti. Questo so benissimo da chi mi è arrivato e so molto bene di chi è, e dovrebbero essere due accessori che rendono la mia casa un po' più smart. Eccolo qua, infatti è la Pova Home, vi lascio poi il link sotto al video, appunto vi parla dell'azienda, intanto con il taglierino ho tagliato un po' tutto. Qui ci dice: ciao Gesualdo, è fatto personalmente per me, ti presentiamo Pova Home, il piccolo dispositivo che trasformerà la tua casa nella casa del futuro. È fantastico che tu voglia aiutarci a condividere il nostro lavoro, per noi è importante avere un tuo feedback, quindi non ti resta che provarlo e farci sapere cosa ne pensi. Beh ragazzi di Pova Home vi ringrazio per aver pensato al sottoscritto per provare i vostri prodotti. Io ho mio cognato elettricista che vende anche lampadari, se avete bisogno ragazzi di lampadari e siete del Vicentino fatemi sapere che vi farò fare un buon sconto, e soprattutto perché è davvero anche molto bravo. Beh, i prodottini sono questi, non mi soffermo troppo sul capire come si utilizzano perché giuro non lo so, non credo sia difficile installarli, ma siccome io di corrente, fili e roba del genere capisco gran poco, sicuramente li installerò nella mia abitazione. Io ho dato un'occhiata anche al sito, ai loro prezzi e mi sembrano davvero concorrenziali, quindi ragazzi date un'occhiata a tutto quello che è il mondo di Pova Home, di questi prodotti smart, e chissà che magari non esca una bella collaborazione e vi porti magari un video completo di tutta la mia casa smart proprio con i prodotti di questa azienda, e così mi rompo un po' le scatole a mio cognato e lo faccio lavorare.
mi è arrivato anche questo, ragazzi, mi è arrivato anche questo, ma in realtà ero troppo geloso, ero troppo invidioso di vedere i miei colleghi influencer con tutta la roba di Buddy Bank e io non avevo manco una loro magliettina. Quindi ho chiamato Buddy e gli ho detto: se non mi mandi la magliettina di Buddy Bank, la felpa di Buddy Bank, io cambio banca. Buddy Bank mi ha ascoltato. E andiamo avanti, ragazzi, andiamo avanti. Un altro prodotto, Francesco, queste si aprono, guarda. No. E poi c'è questo pacchettino qua che non so davvero che cosa ci sia qui dentro. Diamogli un'occhiata veloce. Come avete visto, prima avevo il Galaxy Note 9 in mano e questa è una specie di camion custodia da 5000 mAh per trasformare il mio Note 9 in un Note 7, in sostanza una bomba. Quindi in sostanza, come vedete, qui c'è l'attacco tipo C. Qui ci sono tutti gli spazi per la fotocamera, si infila qui dentro e questo è il mio Note 9 che diventa sostanzialmente un'arma. Vi lascio il link sotto in descrizione, mi sembra di averla pagato tipo 20 o 25 euro qualche settimana fa in offerta su Amazon e guardate quanto protegge tutto, è enorme, è davvero enorme. Ah, una cosa importante, sì, guardate, il pennino, tac, ci siamo, bene. Andiamo avanti con i pacchi, ragazzi, altro pacco. Francesco? Gli amici di Inatec mi hanno inviato questo che è un lettore di prese USB alimentato, USB 2.0, DSD, va bene per quei computer con la porta tipo C a tutte le altre porte, quindi grazie Inatec. E poi è arrivata questa, ragazzi, e questa è una custodia con tanto di tastierino, guardate qui, quindi diventa una bella custodietta, come vedete, nemmeno troppo spessa se vogliamo. La dovrò provare per bene perché teoricamente mi arriva un iPad e qui abbiamo anche, come vedete, questo per tenerla insomma in questa posizione quando abbiamo l'iPad al suo interno e lo utilizziamo per lavoro. Grazie Inatec, mettiamo da parte anche questo. E visto che abbiamo parlato di Inatec, qui dentro, io non ne faccio assolutissimamente nulla, ma lo devo regalare a un mio collega nonché fotografo che mi sta facendo un po' di piaceri, che scoprirete tra po' di settimane. Ed eccolo qui, ragazzi, zaino Inatec. Allora, io i zaini Inatec, ragazzi, devo dirvi la verità, li adoro perché hanno una buona solidità, una buona qualità e valgono molto di più di quello che spendete. E soprattutto è bello rinforzato qui dietro, rinforzato qui sopra, perché olà. E qui abbiamo, ragazzi, guardate un po', il porta obiettivi per macchine fotografiche, porta macchina fotografica, con tanto della solita copertura antiacqua per non rovinare il contenuto dello zaino. E guardate quanto è ben fatto, quanto è stato ben studiato. A me sembra davvero tanta roba, è molto bello. Abbiamo la possibilità di attaccare anche la cinta per tenercelo così. Tanta roba per fotografi e quant'altro, questo è una figata. E poi, cari signori, c'è lei, c'è mamma Anker, questo me l'ha inviato, forse un mese e mezzo, 2 mesi fa. Questa io la dovevo aprire un sacco di tempo fa. Questa è la sveglia più bella, più smart, più boh, di Anker. Innanzitutto qui è tutto un tessuto dove sotto qua comparirà l'orario. Qui dietro, come vedete, abbiamo le porte USB, abbiamo anche l'uscita per i bassi. Qua sopra si carica lo smartphone, al tatto è fantastica. E giuro, ragazzi, che non so se la metterò nel comodino in camera o magari proprio sulla scrivania qui, perché è davvero bella. Però, mamma mia, guardate i dettagli, cioè parliamo davvero davvero del top sotto il profilo costruttivo, il design, bellissima. Bellissima, davvero. Comunque, prima vi dicevo che mi erano arrivati un po' di pacchi da parte di Cellular Line. Andiamo un po' con ordine, così vedete un po' tutto. Custodia anti-caduta, anti-rottura. Ok, carina. Tutta di gomma, guardate qui. Bella robusta ai lati. Grip al top. Normale. Sai che quasi quasi la tengo sul telefono?
Via. Secondo prodotto è caricabatterie Quick Charge 3.0. Guardate lì il caricatore, non tanto grande, con una presina sopra. Un altro prodotto, ragazzi, è questo, è questa cassa qui da 20 watt, si chiama Twister. Tanta roba, sembra tanta roba. Anche l'NFC, ragazzi, una cassettina Bluetooth interessante. La proverò e vi farò sapere. Bello il volume qui di fianco, ragazzi, bello. La proverò e eventualmente vi farò sapere come suona in un video dedicato di altoparlanti, di casse, di speaker. Poi mi hanno inviato questa. Qui abbiamo, come vedete, l'uscita standard di ricarica per i dispositivi, una uscita Type-C e poi un ingresso micro USB che credo serva anche per ricaricare direttamente la batteria da 12.000 mAh con tanto di ricarica rapida e che non vedo l'ora di testare. Abbiamo poi qui, sempre da parte di Cellular Line, questa è una custodia soft, all'interno è rivestita come un del tessutino, no, morbido. Queste sono davvero davvero belle, sia come sensazione al tatto che anche come estetica. Piacciono davvero molto le Sensation. Poi abbiamo queste cuffie che devo provare assolutissimamente. Sono delle cuffie da sportivi, come vedete, con gli archetti True Wireless, con tanto di certificazione contro sudore, contro acqua. Le testerò come cuffie principali per capire se ne valgono la pena ed eventualmente poi arriverà magari un video a riguardo. Sì, esatto, ragazzi, questo è un mega tappetino abbastanza morbidoso per caricare il vostro smartphone con la ricarica wireless. Non capisco perché sia così grande, forse per una questione di comodità. Sapete che lo trovo davvero davvero figo da poter mettere magari in auto, del tipo, no, carica batteria, accendi sigari, tac, li metti sopra il telefono, antiscivolo. Sembra un po' quei cosi lì. Lo proverò perché effettivamente non ho capito se ha delle funzioni specifiche rispetto ad altri. Non bellissimo, forse esteticamente, nemmeno come materiali, perché è parecchio gommoso, ma tanto antiscivolo e probabilmente tanto comodo per le scrivanie. E che dire, ragazzi, per oggi è proprio tutto. Come avete visto, ho aperto un sacco di pacchi, adesso devo mettere in ordine tutto qui dentro, mamma mia. Però dai, sono contento, siamo riusciti a fare questo video, almeno insomma in parte. E devo capire questa Sony perché dopo un tot si spegne da sola. Vabbè, 1800 euro di macchina. Ciao, ragazzi. Ah, qui sotto ci sono tutti i link, mi raccomando. Ciao.